Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre Luisa e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di rottura di una relazione, ovviamente in ottica legge dell'attrazione. Questo video in realtà mi è stato richiesto da uno di voi sotto nei commenti in uno degli ultimi video e poiché mi sembrava una buona idea ho deciso di parlarvene proprio oggi. Allora, spieghiamo innanzitutto bene quale sarà la tematica del video. Non riguarderà di preciso la riconquista dell'ex, bensì il come affrontare al meglio una rottura di una relazione, sia qualora effettivamente si voglia far pace con quella persona, sia se si vuole lasciare quella situazione alle spalle e magari attrarre più avanti una relazione che sia migliore. Quindi, diciamo così, individueremo un percorso che va bene in entrambe le casistiche. Io ci tengo a dire questa cosa. Ma già ve ne ho parlato negli scorsi video, anche quelli riguardo la terza persona, però è sempre bene chiarire. Io sono contro, tra virgolette, l'azione durante la manifestazione, cioè l'inseguire il desiderio, supplicare le persone, nel caso della terza persona, mettere zizzania. Io sono contro queste cose. E se avete realmente compreso come funziona la LOA, capirete che in realtà l'unica cosa su cui bisogna agire è se stessi. Fare un lavoro interiore perché la realtà rispecchia semplicemente le nostre credenze inconsce, siano esse positive o limitanti. Detto ciò, prima di iniziare a parlare di questo argomento, io vi invito a iscrivervi al canale e agli altri social che trovate in descrizione. Trovate anche il link del sito, l'email a cui richiedere gli audio personalizzati e il link per acquistare la guida su come manifestare la persona specifica. Ma partiamo subito. Allora, innanzitutto, anche la rottura stessa viene manifestata da noi. Ora, può sembrare un controsenso perché quando si ama una persona non si vorrebbe mai, ovviamente, manifestare la rottura, ma bisogna capire che anche la rottura è lo specchio di una qualche credenza limitante. Se è avvenuto un litigio per, non so, un tradimento o una bugia, o un'incompatibilità, tutto ciò che è successo rispecchia comunque delle credenze limitanti inconsce su cui bisogna lavorare. Fatta questa premessa, passiamo subito al cosa bisogna fare. Allora, step numero 1: non reprimere le proprie emozioni. Ovviamente la rottura di una relazione può essere paragonata a un vero e proprio lutto. È uno dei momenti in cui si manifesta, diciamo, si sperimenta uno dei cambiamenti peggiori della propria vita. Quindi è giusto lasciar fluire le emozioni, anche la rabbia, la tristezza e non reprimerle. Quindi non abbiate paura di sfogarvi con gli amici, piangere o incazzarvi. Ovviamente io quando dico incazzarvi non intendo con lui o lei, quindi non con l'ex partner, ma in generale. Perché questo non sta compromettendo la manifestazione, ecco, della vostra SP o di una nuova relazione, vi sta semplicemente aiutando a buttare fuori le emozioni negative che sono valide, sono normali e si devono esternare, perché altrimenti se diciamo ve le portate dentro, comunque prima o poi scoppierete in qualche modo, comunque quelle emozioni si faranno risentire, quindi tanto vale sfogarsi. L'importante è che dopo questo sfogo, sia esso il pianto, sia esso l'incazzatura per cui ne parli male con tua madre, con tua sorella, eccetera, tu riesca a fare dieta mentale e dirti che tu sei in controllo della tua realtà e che comunque la situazione è ribaltabile se riesci a fare un lavoro su te stesso o su te stessa. Quindi ti devi ricordare di essere l'unica persona ad avere libero arbitrio nella tua realtà. E quindi ti devi un attimino rassicurare, ecco, devi ritornare in pista, più sereno o serena di prima. Questa è la prima cosa, quindi sfogati. Non pensare che la LOA significhi positività tossica, no. Seconda cosa, se ti sei lasciata, lasciato, sia nel caso in cui tu voglia ritornare con quella persona, sia nel caso in cui la voglia mandare a quel paese, non spiare i social. Non spiare i social. Su Instagram puoi disattivare le storie di questa persona e anche i post, cioè non ti usciranno più quando aprirai quel social lì. Puoi
puoi archiviare la chat di WhatsApp o cancellarla, direttamente cancellarla, e devi insomma fare di tutto per non spiare e controllare sia lui o lei, sia gli amici, perché questa è una cosa che si fa spesso, il fatto di bloccare la persona oppure non controllare i suoi social, ma puoi controllare quelli degli amici. E la fotina tattica di lui o di lei vi apparirà sempre se continuate a spiare i social delle persone che frequenta. Quindi silenziate anche quelli, perché ciò che vi serve in quel momento è pace mentale, pace mentale. Quindi sfogarsi, non spiare i social, non contattare quella persona. Andate in no contact. A maggior ragione, se voi volete quella persona, la rivolete indietro e quella persona è stata lei a lasciarvi, lasciate spazio a quella persona, andate in no contact, sia per dimostrare comunque che non siete delle sottoni o dei sottoni, ma anche per rispettare quella persona, perché ora è vero che le casistiche sono diverse, magari quella persona si è comportata malissimo e vi abbandonate o abbandonati senza motivo, succede, è successo anche a me. Ma in ogni caso si deve rispettare il volere di quella persona, non bisogna mai elemosinare le attenzioni della nostra persona specifica. Quindi non chiamare, non presentarsi sotto al palazzo, non tartassare di chiamate, non, cioè davvero ragazzi, non fatevi denunciare per stalking, questo mi sembra il minimo, quindi assolutamente no contact. Non succede nulla, no contact in questi casi, soprattutto se c'è stata una lite, è estremamente benefico perché vi aiuta a centrarvi su voi stessi. Sfogarsi, non spiare i social, non contattare. Ovviamente nel caso in cui ci sia una terza persona, questo vale anche nel caso della terza persona, non contattare la terza persona, non contattare sua madre, sua nonna, sua sorella. Sparisci, devi sparire. Quarto consiglio, non postare sui social semplicemente per far rosicare. Allora, questo ovviamente non è un consiglio da seguire alla lettera, nel senso che tu puoi postare quello che ti pare. Il consiglio è non farlo semplicemente con lo scopo di elemosinare attenzioni da quella persona, farla ingelosire, farla alterare, eccetera, eccetera. Posta quello che vuoi semplicemente perché vuoi postare quella foto, ma non perché devi aspettarti una reazione da lui o lei. Quinto consiglio, dritto o dritta sul self-concept, individua bene le tue credenze limitanti anche in base a ciò che è successo. Sei stata tradita, ti ha detto delle bugie, eccetera, eccetera. Ecco, hai la credenza limitante, ad esempio, che gli uomini o le donne mentano, che tu siano tutti traditori o traditrici, eccetera, eccetera. Hai individuato le tue credenze limitanti, ho anche fatto un video su come in generale individuare le proprie credenze limitanti. Ora puoi o prendere un bel registratore, registrarti mentre dici a voce delle affermazioni positive che vadano a confutare quelle credenze limitanti, e questo stesso audio te lo puoi ascoltare in loop mentre fai altro, mentre dormi, meglio. Meglio se affermi in prima persona, quindi io sono, oppure le persone sono fedeli, che ne so, gli uomini sono fedeli, rispettosi, eccetera, eccetera. Oppure puoi utilizzare un audio già preformato sul self-concept. Un audio che sia una meditazione o un subliminale da utilizzare preferibilmente la notte. Solo self-concept. Al massimo self-concept più relazione ideale, più affermazioni sull'amore. Anche sul mio canale ne trovate diversi. Potete o farvelo voi o comunque, ripeto, con la modalità che vi ho detto prima, quindi semplicemente registrarvi mentre parlate, oppure ascoltare uno di questi audio e metterli in loop la notte. Dico la notte perché è uno dei momenti in cui l'inconscio è più suscettibile, altrimenti potete farlo o prima di dormire o durante il giorno. Se vi scoccia sentire gli audio, potete anche affermare roboticamente a voce, però onestamente io vi consiglierei di ascoltare questi audio la notte perché otterrete il massimo sforzo con, scusate, il massimo risultato con il minimo sforzo. E io stessa, in un momento delicato della mia vita in cui mi ero lasciata e avevo tantissimo bisogno di riprendermi, li ho utilizzati, in realtà utilizzavo una meditazione per tutta la notte e mi è stata di grandissimo, grandissimo aiuto. L'importante è che non sia solamente una meditazione su SP, ma che sia una meditazione che comprende il self-concept, perché il motivo della rottura è stata una falla nel self-concept. Poi,
Ultimo consiglio, perché altrimenti il video diventa lunghissimo, tanto le cose, insomma, di questo argomento, come si manifesta la persona specifica, ne abbiamo parlato abbondantemente, quindi vi lascio all'ultimo consiglio. Tecniche di visualizzazione per manifestare il messaggio, eccetera, eccetera, le potete fare per carità, però non devono diventare un'ossessione e non dovete credere che solamente con le tecniche si possa o riottenere indietro quella persona, oppure ottenere anche banalmente delle scuse o attrarre una relazione d'amore così dal nulla. Queste sono utili, queste tecniche, se comunque voi lavorate sul self-concept e sulle cause che hanno generato quegli eventi. Perché la tecnica ti aiuta a manifestare anche istantaneamente a volte, però non ti, come dire, non ti dà la garanzia di un risultato che sia permanente. Per un risultato permanente bisogna necessariamente lavorare su se stessi. Ovviamente sul canale trovi tantissime tecniche anche di lavoro su se stessi. Consiglio di guardare i video su revisione, quindi i tre modi che vi ho elencato per revisionare. Metodo RST. Tutti questi video li trovate, basta che scriviate Ailu. RST, ILU, revisione sulla barra di ricerca. Lavoro sul bambino interiore. E insomma, poi ho fatto tantissimi video proprio sul self-concept, come individuare le credenze limitanti, audio di meditazione, di subliminali, eccetera. Questi erano i miei consigli per affrontare, diciamo così, al meglio la rottura. I consigli principali, le cose assolutamente da non fare e invece da fare. Fatemi sapere se volete magari un altro video su questo argomento un po' più specifico, meno generico. Io intanto vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video.